un'ondata in discesa che si fa con un fondo piuttosto impegnativo, tutto ad un tratto scesi un po' di quota. È una strada che evidentemente è stata un po' spianata, ma con pietre di discrete dimensioni, cancello quello che ho detto prima, qui con una gravel si comincia a faticare parecchio, perché già con la mountain bike bisogna saltarci un po' sopra, però comunque ancora con qualche cosa di fattibile. Siamo ormai scendendo intorno a quota 1002, questa è una tornantata che ci dovrebbe accompagnare quasi fino a fondo valle, a parte 3, come vedete ci sono tratti spianati di recente, tratti invece come questi dove ai noi l'acqua ha scavato di brutto e quindi purtroppo le pietre sono uscite fuori in quantità, però con un po' di mestiere si riesce a scendere.